I lavoratori sono disperati perché per la prima volta capita una situazione del genere anche in Sita. C'è stata qualche minaccia velata della mancanza degli stipendi qualche tempo fa, però poi regolarmente l'azienda ha pagato. Solo che oggi ci sono due preoccupazioni importanti per i lavoratori. Una è quella dello stipendio, perché sappiamo benissimo le esigenze che hanno i lavoratori e tutti quanti noi. L'altra è quella della questa spada di Damocle della 223, che l'azienda ha già annunciato che in caso di mancanza dei contratti di servizio, l'obbligo dei contratti di servizio, la SITA avrebbe proceduto immediatamente a fare il licenziamento collettivo del personale. Questo naturalmente desta delle preoccupazioni nei lavoratori. I lavoratori questa mattina bloccano il servizio, ma si dicono pronti a bloccarlo a tempo indeterminato qualora non arrivassero risposte dall'azienda. Sì, i lavoratori vogliono delle risposte, l'azienda ha determinato un po' quello che potrebbe essere lo scenario, però noi vogliamo delle certezze rispetto a queste condizioni e quindi capire pure come muoverci di conseguenza. Ci sarà un incontro con l'azienda, è stato già convocato, ci sarà probabilmente nelle prossime ore. Quale sarà l'iter a partire da questa mattina? Noi abbiamo fatto l'altro ieri una richiesta di incontro alla provincia di Salerno, perché poi praticamente è quella che detiene maggiori chilometri per l'azienda SITA, circa 7 milioni di chilometri, è quella che dovrebbe fare gli obblighi di servizio al fine di scongiurare il tutto, insomma. Però la provincia tutt'oggi ancora non ci ha convocato. Il problema è anche il rimpallarsi delle responsabilità fra provincia e SITA, c'è qualcuno che dice tocca a te rimodulare il servizio, l'azienda risponde io questa responsabilità non me la prendo, tocca a te, però di fatto alla fine la rimodulazione non è arrivata, la mobilità dovrebbe a questo punto partire settimana prossima, gli scenari che si delineano non sono per niente incoraggianti. Sì, perché alla fine è sempre un problema di risorse, la regione Campania si è scrollata della responsabilità delegando le province a fare i contratti di obbligo di servizio, le province hanno difficoltà economiche a poter sopperire a queste richieste, quindi di conseguenza è un rimpallo di responsabilità.